d'estate adoro fare la doccia di mattina perché si sta bene, caldo, ti asciughi i capelli in un secondo all'aria, pazzesco. In inverno fare la doccia la mattina significa niente termofifoni. Significa che tra 5 minuti, quando il bagno si sarà raffreddato, inizierò a battere i denti e mi farò calore con il phon. Piega fatta, oggi ho fatto un mezzo caos, si vede. Ho messo la molettina qui come dice il mio parrucchiere, voglio proprio vedere che cosa viene. Nel frattempo mi finisco di vestire, mi tocco. Ciao, mai fatto. La Fagnani. No, 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 basta. La mia vita è stata questa. È rotto. Oggi ho fatto questo accostamento che non so se mi convince molto, ovvero un maglioncino grigio, ma ho messo questo perché è molto caldo e fuori fa molto freddo. E sotto appunto un jeans a zampa, quindi lungo, cioè largo sotto, blu. Non so se sta bene, questo è il trucco, semplice, quello che faccio tutti i giorni. Ho messo anche i vari accessori e mi sto sbrigando per uscire. Non molto convinta, ma comunque questo è l'outfit del giorno. È troppo tardi per cambiarlo, quindi andiamo così. Questa borsa, cappottino nero, sciarpa nera. Sono scappata da casa perché avevo un appuntamento con mamma in centro, perché dobbiamo fare delle commissioni, cioè le devo fare io, ma visto che lei era libera oggi pomeriggio mi sta accompagnando. Ho mangiato un tramezzino di corsa per strada perché ero super in ritardo. Credo di sbrigarmi presto e poi andare a fare un giro. Quest'anno con i saldi non ho preso nulla. Aspetta, verrà a Roma questa settimana, è veramente fortunato perché c'è un tempo strepitoso. Fa freddo ma non troppo, c'è questo sole, stupendo. Fammi vedere tu come sei vestita. Ok? Fammi vedere che carina questa borsa che te l'ha regalata, eh. Là dove non c'è il sole, dove non ci batte il sole. A parte questi cosi che con mamma ci stiamo interrogando cosa sono, ma non indagheremo ulteriormente, stavamo cercando uno spot per fare una foto, ma... Un caffè! Tanta roba carina, ma prezzi. Era 2 giorni che volevo passare da Sephora per comprare un paio di cose. Ovviamente sono più che un paio. Fatemi sapere se volete un mini haul. Sono venuta da Bershka nella speranza di trovare qualcosa di abbigliamento. Ovviamente niente. La mia unica spesa di oggi, Sephora. L'unica cosa che ho trovato veramente interessante è questa. La collana qui. Vi dico il prezzo se vi interessa. Pensavo peggio, onestamente. Caruccetta. Pesa pure tantissimo. Però non vale la pena. Niente, c'è niente. Questa zona a quest'ora magica. Appena tornata mi sono già messa comoda, ovvero mollettine essenziali, soprattutto quando ho fatto la piega, perché altrimenti fare così in continuazione dentro casa me li sporca. Pantaloni comodi, caldi da casa, tra l'altro oggi anche abbinati al sopra, quindi perfetti. E mi sono levata tutti gli anelli, eccetera, perché in realtà collane e orecchini non mi danno fastidio, ma un orologio e anelli detesto dentro casa, quindi li levo subito. Metto qua questa, mi raccomando, fatemi sapere se volete un haul. Questa invece la vado a rimettere a posto, che l'ho usata ieri e non l'avevo ancora sistemata. Adesso, commissioni fatte tutte che avevo da fare in giro, meno male che mi ha accompagnato mia mamma, se no mi sarei annoiata troppo. Sono andata in giro a vedere se trovo qualcosa per vestirmi. Non c'è niente, raga, io non so se il problema è mio, fatemi sapere i vostri saldi come stanno andando, i miei malissimo. Da praticamente
il 2024, quindi in questi primi giorni, per la prima volta penso nella mia vita ho comprato una sola cosa, un cappotto, nient'altro. Poi ho comprato soltanto cose appunto da Sephora oggi, basta, fine dei miei acquisti. Sto risparmiando un sacco, però non sono molto felice di questo. Non ho trovato letteralmente niente oggi di abbigliamento, nulla, di nulla, di nulla. Sono almeno contenta di aver trovato le cose che cercavo da Sephora, proprio anche del mio colore. Ricordatemi LOL. Adesso ho un paio d'ore, mi metto a lavorare perché avevo delle cose da recuperare che non sono riuscita a fare in tempo stamattina. Anzi, stamattina non ho fatto praticamente niente tra una cosa e l'altra. Quindi adesso lavoro fino all'ora di cena. Dopodiché, sul tardi, mi vedo con Ali perché andiamo a cena insieme fuori in un ristorante giapponese. Quindi contentissima che stasera mangio sushi. Facciamo serata tra noi, serata mea. Altro, io volevo troppo far vedere la mia merenda. Quando sono in giro, a volte o delle barrette, oppure in questo caso oggi mi ero portata delle mandorle. Non so se si capisce che sono mandorle. Vabbè, fidatevi, sono mandorle in questo contenitore in silicone fatto apposta. Vi giuro, la comodità. Me ne sono mangiata per strada, via. Amo le mandorle per merenda. Adesso invece ho aperto questo pacco in cui c'erano due prodotti di Caudalie, novità, ovvero, o no, forse è solo questa la novità, ovvero il siero liftante rassodante che corregge le rughe di sandro ovale del viso. È arrivata una crema tisana della notte. Crema tisana della notte è mia. Che belli, raga. Soprattutto questa, ma sarà rosa dentro, non ci posso credere. No, peccato, però packaging bellissimo. Beh, me la metto in bagno così stasera già inizio a provare. Grazie Caudalie. Già che c'ero ed ero molto ispirata, ho anche registrato un TikTok. Quindi sì, adesso in questo momento qua c'è tutta la mia postazione. Microfono, che è una novità. Poi la cosa che regge il telefono ve la farò vedere tra qualche giorno e poi qui c'è la mia luce attaccata. Adesso mi sistemo al volo il make-up e poi esco per vedere Ali e per andare a mangiare sushi. Non vorrei fare ritardo, ma non voglio nemmeno arrivare con una parte di capelli sfatta, cioè questo riccio non so che fine abbia fatto, lungo, quindi voilà, lo mosciamo un po'. Ok. Salve, qua. Questo? Ma stai guardando questo momento? Sì. Vabbè, la però aspetta, forse. Tornata a casa, stavo scegliendo il pigiama perché stamattina ho fatto doccia, quindi oggi cambio del pigiama. Credo questo qua verde. Mi è appena successa la cosa che temevo più di tutte, ovvero che ho aperto questo armadio ed è crollato questo coso che ho dall'inizio, in cui c'era, ora vi faccio vedere, tutti i miei asciugamani e soprattutto tutte le lenzuola, le fedre, tutti piegati, piegati bene inteso, mi sono cascati addosso per terra. Vi prego, cioè io non posso lavare tutto, vabbè, ho toccato per terra un minuto. No, vabbè, cioè un secondo questa si è spiegazzata, ve lo giuro, era tutto perfetto, cioè, vedete, io stiro abbastanza benino. No, non ce la posso, urlo, adesso, no, ci penso domani, ma come dormo adesso io? Non ci voglio pensare adesso, ci penso domani mattina. Comunque, capello, devo dirvi, stamattina la piega mi faceva orrore, e invece adesso devo dirvi, non è male. Serata piacevolissima, siamo state tantissimo, cioè, fate conto che è mezzanotte passata, e sono appena arrivata, cioè proprio letteralmente un quarto d'ora fa in meno. Abbiamo chiacchierato un sacco e siamo state benissimo, ho mangiato benissimo, ho mangiato un sacco, mi sento piena, infatti mi sa che non so se mi faccio una tisana, mo ce penso. Trucco, e tra l'altro volevo andare a provare casa, quindi ora skincare. Ora di andare. Buonanotte.